Marco il Trona Visconti, Display Magazine, siamo al concorso d'IVA con Ruggero Tenca, storico operatore del settore, oggi Sales Manager Director di Trocart. Hanno portato un materiale espositivo diciamo con un certo valore estetico. Di cosa si tratta esattamente? Se vuoi descrivere il materiale espositivo, con che tecnica è stato realizzato? Beh, caro Marco, grazie per essere comunque intanto qui, ospite all'interno del tuo concorso, dove ci sono assolutamente dei concorrenti di assoluto valore. Grazie. La nostra produzione questa volta è stata realizzata con il top della tecnologia che in questo momento il mercato sta offrendo e grazie alla stampa con la nostra HP 17000 siamo riusciti ad ottenere una risposta cromatica nel momento in cui abbiamo stampato su questo cartoncino di assoluto valore. In più il valore aggiunto che ha dato la fase di lavorazione con il taglio con i plotter Kongsberg è stata di assoluta qualità, in quanto nessuna piega, nessuna screpolatura e la lavorazione e le fasi del montaggio non sono state assolutamente complicate. Tutto ha funzionato alla perfezione. Come puoi vedere, il successo dal punto di vista del risultato il nostro cliente lo ha apprezzato molto. Ecco, un materiale di questo tipo quanto tempo richiede per la realizzazione? E diciamo che qui c'è dentro tanto cartone, tanti fogli macchina sono stati utilizzati perché la struttura è particolarmente impegnativa, però per una produzione di 100 pezzi calcolate che oggi in circa 5 giorni lavorativi siamo in grado di fare una produzione 80x120, quindi tutto palettizzabile. Ecco, questo va negli specializzati del settore, in GDO, quali canali di competenza? Specializzati del settore, i quali hanno apprezzato molto anche dal punto di vista del risultato sulle vendite, perché le vendite sono state immediate, anzi hanno generato quell'attenzionalità proprio perché ogni elemento del cliente come silicone è stato utilizzato e posizionato sul prodotto che dovrà essere poi usato dal consumatore, e questo è il successo. Ecco, so che diciamo non hai il CRM in tasca, però un espositore per l'esposizione preferenziale del prodotto di quanto può incentivare le vendite a scaffale? Mediamente una percentuale? Beh, un progetto di questa natura così chiaro, parlante, alla fine credo che non abbia un valore, perché francamente chi ha un bisogno di questa natura in qualità di shopper che entra all'interno di un punto vendita e viene vicino a questo elemento immediatamente capisce cosa deve comprare. Anche i dati del cliente sono assolutamente interessanti. Mediamente, diciamo, sullo storico di altri lavori già eseguiti miglioriamo di quasi un 15-20%, e questo è un risultato notevole che ci incoraggia ad investire e a crescere ulteriormente da parte dei nostri clienti. Grazie Ruggero, arrivederci. Grazie. Alla prossima.